come tutti sanno, il Natale è la solennità che celebra la nascita di Gesù Cristo, chiamato anche Santo Natale, Natale di Gesù o Natività di Nostro Signore. La Chiesa Cattolica lo celebra come la maggior parte delle altre chiese cristiane il 25 dicembre. La prima attestazione cristiana del Natale a questa data risale all'anno 204 ad opera di Ippolito di Roma. Il termine italiano Natale deriva dal vocabolo latino dies natalis, ovvero giorno natalizio, ovviamente di Gesù. Il Natale è una solennità di importanza pari a quella dell'Epifania, dell'Ascensione e della Pentecoste, e però di importanza inferiore alla Pasqua. Con i primi vespri di Natale termina il cosiddetto tempo d'Avvento e inizia il tempo di Natale, che si protrae fino alla festa del battesimo del Signore, appunto nel giorno dell'Epifania. Riguardo all'attendibilità della data, si è a lungo ritenuto che quella del Natale fosse stata fissata il 25 dicembre per puri motivi teologici, per dare un nuovo significato alla festa pagana del Sole. In realtà, recenti studi sui rotoli del Mar Morto portano nuova luce sulla questione. Infatti sappiamo dal Vangelo di Luca che a Zaccaria fu annunciata la nascita di Giovanni il Battista, mentre officiava secondo il turno della sua classe sacerdotale. Adesso, un dato che collega le cronologie di Giovanni e di Gesù è che quest'ultimo fu concepito 6 mesi dopo il primo. Sarebbe importante dunque, per stabilire una data storicamente attendibile, conoscere il calendario dei turni sacerdotali. Proprio questa conoscenza, che prima mancava, è fornita dai rotoli. Lo studioso Talmon dell'Università Ebraica di Gerusalemme, infatti, grazie ad essi, ha potuto ricostruire che la classe di Abia, cioè la classe a cui apparteneva Zaccaria, era di turno nell'ultima settimana di settembre. Da ciò deriva che l'annunciazione a Maria va collocata alla fine di marzo e conseguentemente il Natale deve cadere intorno al 25 dicembre, che diviene così una data storicamente molto probabile. Dunque, come scrive lo studioso Guiducci, possiamo affermare che è una data storica la nascita del Signore al 25 dicembre, cioè 15 mesi dopo l'annuncio a Zaccaria, 9 mesi dopo l'annunciazione a Maria, 6 mesi dopo la nascita di Giovanni il Battista. La circoncisione, 8 giorni dopo la nascita, è una data storica, e così 40 giorni dopo la nascita, vale a dire il 2 febbraio, la presentazione del Signore al Tempio è una data storica. L'origine prettamente romana della celebrazione liturgica del Natale è fuori dubbio, anche se resta alquanto indeterminato il momento preciso in cui essa ebbe inizio. Secondo Giovanni di Nicea nel 900 circa, sarebbe stato Papa Giulio ad introdurre la festa in Roma a seguito di una corrispondenza con Cirillo, patriarca di Gerusalemme. Giovanni di Nicea dichiara ciò nel tentativo di indurre la chiesa armena dissidente ad accettare la festa del 25 dicembre, ma la corrispondenza è apocrifa e la notizia infondata. Il cronografo romano del 354, che è a un tempo un calendario civile e religioso, indica in quanto calendario civile il 25 dicembre come Natale Invicti, giorno Natale del non vinto. E riportando l'elenco dei vescovi di Roma, dei quali precisa la data di morte, vi pone in testa al 25 dicembre la nascita di Cristo a Betlemme di Giudea. Tale elenco sarebbe già composto nel 336, per cui la celebrazione del Natale si collocherebbe intorno a questa data. Non è dato sapere quale fosse il carattere di questa prima commemorazione natalizia. Si pensa potesse essere una memoria privilegiata senza dubbio, ma non dissimile dalle consuete memorie martyrum celebrate nei loro anniversari. La festa restò sempre ancorata fra quelle del santorale. Non sembra che all'epoca la Chiesa di Roma conoscesse una festa analoga all'Epifania, celebrata in Oriente il 6 gennaio. Sembra sicuro che una tale festa fosse celebrata nel 376.
Il fatto poi che la nascita di Gesù venga citata insieme ad una lista di date destinate a commemorare anniversari di martiri in giorni precisi ed invariabili sottolinea l'aspetto storico del Natale. A differenza della Pasqua, che è festa mobile, la nascita di Cristo è celebrata fin dall'inizio in un giorno fisso nel ciclo annuale. La festa natalizia, già stabilizzata nel 360 e dottrinalmente ricca, passò poi in Africa. Ne abbiamo notizia della celebrazione in un'omelia di Ottato di Milevi degli anni 362-363 circa. Sant'Agostino parla della festività del Natale come di una memoria molto particolare. Per lui si tratta del ricordo di un grande momento, di una svolta importante nella storia del mondo, ma non lo chiama sacramento, mentre usa tale termine per la festa di Pasqua. È in San Leone Magno che si trova invece il termine sacramentum applicato al Natale. San Leone lo chiama Sacramentum Natalis Christi, sacramento della nascita di Cristo, e parla del Nativitatis Dominicae Sacramentum, sacramento della nascita del Signore. Leone si esprime riguardo al Natale in termini che potrebbe usare ugualmente per la Pasqua, come quando lo dice giorno scelto per il mistero della restaurazione del genere umano nella grazia. Verso la fine del IV secolo la festa passò poi a Milano. Per l'Oriente, la prima attestazione della celebrazione del 430, la pellegrina Egeria, informa però che a Gerusalemme, all'inizio del V secolo, la nascita di Gesù è celebrata ancora il 6 gennaio. Alcuni anni dopo, tuttavia, durante il soggiorno di Santa Melania in quella città, era già celebrata il 25 dicembre. Per l'Egitto occorre attendere il 432, anno del quale è conservata un'omelia sul Natale pronunciata davanti a San Cirillo d'Alessandria. Il giorno dell'ottava, ancora sconosciuto dal lezionario di Würzburg, potrebbe essere stato introdotto da Bonifacio IV. A Roma, nella prima metà del V secolo, le celebrazioni natalizie si svolgevano nella Basilica di San Pietro. Il Papa celebrava l'ufficio della Vigilia, seguito dalla celebrazione eucaristica, della quale San Leone Magno ci ha fornito il testo. Al canto del gallo, poi, i chierici con il Papa e il popolo iniziavano l'ufficio notturno della festa, seguito come di consueto dalla celebrazione eucaristica. Per questa il sacramentario gelasiano ci tramanda i testi in nocte. All'ora terza aveva inizio la messa della solennità, il cui formulario ci è noto dal sacramentario di Verona. Con Papa Sisto III e con la costruzione della Basilica di Santa Maria Maggiore, al cui interno si trovava una cappella che riproduceva la grotta di Betlemme, venne celebrato un altro ufficio più semplice, seguito dalla messa notturna. In concomitanza con le cerimonie di San Pietro, tale celebrazione si sviluppò poi a tal punto che quelle di San Pietro vennero trasferite in questa basilica. Verso la metà del VI secolo risulta che il Papa, invece di andare a celebrare la messa direttamente in San Pietro, si recava a Santa Anastasia per celebrarvi una seconda messa. Il motivo della celebrazione in quella basilica è da trovare nel fatto che il 25 dicembre è il giorno natalizio di Santa Anastasia, martire, venerata a Costantinopoli, e la celebrazione da parte del Papa veniva ad essere un ossequio all'autorità imperiale. Da Santa Anastasia il Papa si recava quindi in San Pietro per celebrarvi la messa del giorno. Nella Chiesa latina, il giorno di Natale è caratterizzato da quattro formulari per la messa vespertina della vigilia, la messa della notte, popolarmente chiamata messa di mezzanotte, la messa dell'aurora e la messa del giorno. I testi eucologici sono particolarmente ricchi. Vari di essi sono tratti dal sacramentario di Verona, altri ne hanno tratto ispirazioni. Presentano una teologia dell'attualizzazione nel tempo dei misteri di Cristo. Il Natale è visto come un rinnovamento pasquale.
Le letture bibliche delle messe del Natale hanno subito uno sviluppo testimoniato da vari lezionari. Nella messa vespertina della Vigilia, l'orientamento della liturgia è già chiaramente pasquale. In essa sono menzionate a più riprese tre tappe del disegno di Dio. Nell'antifona d'ingresso, la venuta del Signore è messa in relazione con la salvezza e questa con la sua gloria. Quest'ultimo ha un significato messianico e insieme escatologico. Oggi saprete che il Signore viene a salvarci, domani vedrete la sua gloria. La seconda lettura presenta Cristo, figlio di Davide, come il Salvatore di Israele, a cui San Paolo rende testimonianza. La prima lettura presenta Sion come sua sposa regale. La vigilia del Natale ha una fisionomia propriamente ambrosiana, di vera e propria celebrazione vigiliare. Vespertina risente dell'influsso di usi liturgici proprio alla Chiesa bizantina, con la quale sono ben documentati i rapporti fin dall'epoca sant'ambrosiana. A differenza del rito romano, il nuovo lezionario ambrosiano colloca la lettura del prologo di Giovanni nella messa della notte, anziché nella messa del giorno, evidenziando in questo modo la tradizione liturgica ambrosiana che colloca da subito nella sfera divina il mistero della natività storica del Verbo fatto carne. Il Natale, come la Pasqua, rende presente il passaggio del cristiano dalla morte alla vita con Cristo. Si può affermare che l'oggetto della festività natalizia è il mistero della redenzione, che ha nella Pasqua il suo momento culminante. Nel Natale si tratta solo del punto di partenza dell'opera della salvezza ordinata al riscatto dell'uomo, riscatto che nell'evento del Natale è già contenuta in germe. Dio, nella nascita di suo figlio, ha dato mirabile principio alla nostra redenzione. La verità della redenzione dipende dalla verità dell'incarnazione. Il Natale è in qualche modo dunque una Pasqua anticipata. Le preghiere, le letture bibliche e gli altri testi dell'attuale liturgia natalizia del Messale Romano e della liturgia delle ore sottolineano questa dimensione salvifica del Natale. La tradizione del presepe, iniziata da San Francesco d'Assisi, che ne allestì uno vivente a Greccio nel 1223, si diffuse subito ovunque. A livello di teologia liturgica è però da osservare che se il presepe è tale da far comprendere in modo immediato la realtà della natura umana di Cristo, con l'accento sulla sua povertà e sul suo abbassamento nella natura umana, distorce però alquanto il significato pasquale del Natale, festa della vittoria del Cristo Sole sulle tenebre. In Occidente si festeggia oggi il Natale con lo scambio di doni, riunendosi per cenare insieme in famiglia, spesso invitando persone estranee, specialmente persone disagiate. Nelle case si prepara il presepe e si addobba l'albero di Natale. Nei paesi prevalentemente cristiani, il Natale è diventata la festa economicamente più importante dell'anno e anche celebrata come vacanza non religiosa in molti paesi con piccole comunità cristiane. Il rito della vigilia a Lamezia anche quest'anno è stato officiato dal vescovo Monsignor Luigi Antonio Cantafora nello stupendo scenario della Cattedrale di Nicastro dedicata ai santi Pietro e Paolo. Thank you.
vigilia di Natale, quindi tra poche ore festeggeremo la nascita di Gesù Bambino. E qui con me è Francesco Fazzari, che mi accompagna in questi servizi che realizziamo per la Mezza Laica TV. Francesco, cosa possiamo dire in questo periodo storico che è pieno di difficoltà a livello locale, ma anche nazionale, mondiale oserei dire? Disoccupazione, guerre, questioni politiche, questioni internazionali, difficoltà di vario genere, famiglie disgregate, disoccupazione, di tutto e di più. Guarda, proprio pomeriggio, oggi pomeriggio, stavo pensando a un presepe. Mi immaginavo io un presepe, come l'avrei fatto. E quindi nella mia mente ho costruito un presepe. Ma pensavo veramente ad attendere Gesù Bambino. Chi poteva esserci? Chi poteva stare in questo presepe? E così un po' ho voluto usare la mente per esercitarmi anche a fantasticare. E cercavo e pensavo e vedevo l'arrivo del bambinello, l'arrivo che questa novità, questa rivoluzione d'amore, perché di questo si è trattato, che Dio ha creato, che Dio ha fatto per noi. Una grande rivoluzione d'amore. Facciamo vedere. Sì, certo. Il bambinello, Gesù. L'amore di Dio, l'amore di Dio per noi. Una speranza per l'umanità. Una speranza grande per l'umanità. E allora io mi immaginavo in questo presepe vicino a questo bimbetto. Chi poteva starci? E pensavo all'immigrato, agli immigrati, tutti questi fratelli e sorelle che arrivano ogni volta nei nostri mari, alcuni che muoiono, alcuni che riescono ad arrivare con tanta speranza, in attesa di ricevere affetto, amore, un pezzo di pane. In questo presepe vicino a Gesù volevo mettere anche Mariella, mi sembra, una ragazza che l'altra volta mi dicevano fa la prostituta, e la volevo mettere pure nel presepe. Sì, nel presepe non è vergogna. Mariella può stare nel presepe vicino a Gesù, come anche tanti fratelli che si trovano in carcere, con tanti delitti che hanno commesso, macchiati anche da gravi delitti. Ma anche per loro c'è un posto nel presepe. Perché Gesù Bambino viene per tutti. Certo. Soprattutto per i più bisognosi, certo, quelli che sono nel peccato. Certo, pensavo Salvatore, che stamattina chiedeva l'elemosina, chiedeva un pezzo di pane. Anna, che non aveva i soldi per comprarsi le medicine. E mettevo questi soggetti del presepe vicino a Gesù. Mettevo quei padri di famiglia che non hanno più lavoro. Quei poveri donne, quei poveri uomini, quelle povere donne che si vedono all'improvviso una famiglia distrutta, che vedono separazioni, che vedono dolore, che si vedono soli all'improvviso, che sono vittime di teste che all'improvviso camminano fuori le regole di Dio e decidono di fare male e quindi colpiscono ingiustamente povere mamme, poveri padri di famiglia. E i figli. E i figli. Immagino tutte queste persone. Immaginavo anche Carlo, un ragazzo che anni fa faceva uso di droghe pesanti,
anche quello vicino al presepe. Massimo, Gesù, lui, questo bimbetto è venuto per tutta questa gente. Senti, ognuno di noi dovrebbe fare questo presepe che hai immaginato tu. Certo. Ognuno di noi. Certo, perché la misericordia di Dio è questa. Gesù per questo è venuto. Gesù, l'amore di Dio, per questo. Ma vedi, Papa Francesco, il vicario di Cristo, sta parlando da quando è diventato pontefice, sta parlando di misericordia, parla di amore, di perdono. Parla di un Dio che perdona, di un Dio che accoglie, di un Dio che ama. Ecco, il mio presepe quest'anno vuole essere questo. Vuole essere questo. Ma tu mi puoi dire, Massimo, ma c'è spazio per i ricchi in questo presepe? C'è spazio per i potenti in questo presepe? C'è spazio per gli arroganti in questo presepe? Sì, ci può essere anche spazio per loro in questo presepe. Pure loro possono stare vicini a Gesù, perché Gesù pure per loro è venuto. È venuto per tutti. Però ha una condizione, che il loro cuore diventi mite, umile, buono, capace di perdonare, capace di amare, capace di donarsi al fratello, di dare agli altri. Altrimenti. Se io sono un uomo potente, tu sei un potente, un ricco, e si mette al servizio degli ultimi i nostri beni, i nostri talenti, ma Gesù può gioire, Gesù gioisce. Il problema è quello della chiusura che oggi affligge la nostra società. La chiusura nel proprio egoismo, nel proprio orticello, dove nessuno vuole disturbato. Ti manca il pane? Beh, sono fatti tuoi. Ti mancano le medicine? Io non te le posso pagare. È venuta meno la solidarietà, quella che c'era un tempo quando la povertà era molto diffusa. Certo. Certo. Si viveva meglio, strano. Certo, ma io ricordo già, adesso c'ho qualche annetto pure io, superato i 50 anni, e mi ricordo il calore della mia infanzia, un presepe dove l'aria del Natale si respirava, tante luci, tanti colori, dolci. Tutto con ma tutto animato da che cosa? Dall'amore fraterno, tutto animato dalla gioia dello stare insieme. C'è più gioia nel dare che nel ricevere. Negli anni passati questo si viveva in una dimensione più ampia. E perché adesso questa dimensione è scomparsa quasi, o comunque si è ridotta? Qual è il motivo, Francesco? Il motivo, penso che il cuore dell'uomo si stia indurendo. L'egoismo. I cattivi profeti pure. Cattivi profeti, l'egoismo, e c'è una malattia che io la definisco così con alcuni amici proprio l'altro giorno che si mettevano a ridere. Oggi è il secolo dell'ipertrofia dell'ego. Cioè ognuno si sente protagonista, si sente potente, si sente ricco, si sente un altro Dio. Tanta gente è convinta che ha preso il posto di Dio. No! È Lui il Re dei Re. E se noi camminiamo vicino a Lui, se l'accogliamo vicino a Lui, se stiamo sempre con Lui, se ci facciamo guidare dalla Sua parola, che è parola di vita, e allora trasformiamo il nostro cuore. E la società. E la società. E saremo degni di stare con Lui in quel presepe. Altrimenti. C'è il buio. Le tenebre. C'è il buio. Ma d'altronde lo stiamo vedendo cosa succede. C'è il buio. Sì. Allora, buon Natale, soprattutto a chi è solo, a chi è ammalato, a chi ha delle sofferenze, delle pene, ce ne sono tante, di tutte e di più. Il buon Natale lo vogliamo dare a tutti. Il buon Natale lo vogliamo dare a tutti. E hai fatto bene a dirmi questo, perché nel presepe vicino a Gesù bambino oggi pensavo proprio anche l'ammalato, colui che non si può muovere,
colui che ha una malattia cronica, invalidante, colui che sa che al termine della sua battaglia non capirà come sarà il percorso della sua vita. E buon Natale a tutti di cuore, lo vogliamo dare a tutti. Poi noi siamo anche di Lamezia Terme e vogliamo dare a tutti i nostri concittadini. Un augurio a tutti i nostri concittadini che assieme a noi vivono un momento di particolare disagio oggi, di difficoltà politiche, sociali. Certo, le note vicende dello scioglimento comunale, le notizie che stanno susseguendo. Certo, quindi la città deve stare, io penso, unita. Quindi questa è la ricetta per affrontare, non bisogna unita, rassegnarsi. Non bisogna mai rassegnarsi, unita, però sempre unita. Mettendo al centro Cristo, il Re dei Re che viene per noi. E anche così Lamezia potrà vivere e riscattarsi da un Natale di speranza, un Natale di pace e di gioia. Scusami Francesco, non sono le luminarie che mancano in città a fare il Natale. Ma no. Io sentivo l'altro giorno tanti concittadini che si ribellano, ma quest'anno non ci sono le luminarie. A un mio amico che si chiama Claudio, ma vai in chiesa che c'è la luce di Cristo, ma quale luminaria? Vai in chiesa, ti metti davanti al tabernacolo. È la luce che dura tutto l'anno. Ed è la luce che dura sempre. Vai da Gesù che c'è la luce più vera, la luce grande. Certo, sono cose belle le luminarie per i bambini, ma la luce vera, la luce che dobbiamo cercare è Gesù. È Gesù bambino. Francesco, concludiamo con un invito a partecipare ai sacramenti, ai pontificali che ci saranno. Certo, ci saranno adesso, nessuno è giustificato, a meno che i fratelli ammalati vivono il loro Natale, la loro attesa nelle loro case. Chi è impedito non si può chiedere questo. Ma chi può, venga. Tra un arrosto e un altro, venga. Tra una pettinatura e... venga in chiesa alle funzioni, ci sono tante messe, sono importanti e andiamo ad attendere l'arrivo di Gesù che viene. Ma l'augurio più bello è che ecco questo bambinello possa far nascere nei nostri cuori sentimenti di luce, di speranza, d'amore e di misericordia per tutti. Grazie, auguri. 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 Un bacio.